Amici di Funny Moon, ma soprattutto amiche di Funny Moon, oggi è successa una cosa un po' strana. Dovevamo andare a fare un servizio dedicato ad Assisi, ma io l'avevo detto: gira a destra, gira a destra, gira a destra, e guardate dove siamo ritrovati, in Grecia, ad Atene. E vabbè, quello che vedete dietro a me non è mica un monumentino così, quello è il Partenone, un monumento antichissimo dell'antica Grecia dedicato agli dèi. Insomma, adesso per entrare un casino dei permessi, pieno di locali. No vabbè, scherzavo. Comunque, dal momento che siamo qui, come è successo in passato con la Finlandia, io dedicherei uno speciale alla città di Atene. Quindi lanciamo la mega clippettona by Funny Moon. Atene, capitale della Grecia, è la città più importante di tutta la storia classica e si trova nella parte centrale della penisola greca, che viene chiamata Attica. Ancora oggi i turisti di tutto il mondo arrivano in questa città per visitare le bellezze archeologiche. Atene è stata la mitica città-stato cara agli antichi dei, la più potente del Peloponneso. È qui che furono poste le basi della moderna democrazia ed è sempre qui la culla della filosofia e della cultura del mondo occidentale. Gli antichi abitanti dedicarono questa città ad Atena, dea della giustizia e della guerra. Il simbolo dell'importanza e della magnificenza di questi trascorsi è rappresentato dalla cittadella fortificata chiamata Acropoli, dove spicca imponente il Partenone, il grande tempio che i greci antichi dedicarono a tutti gli dèi, in particolare Zeus. Atene è una città dai molteplici aspetti, dove coesistono differenti realtà, vecchi quartieri ancora ben conservati ed altri dove il tempo ha avuto la meglio. Il cuore di Atene è nella piazza Sintagma, dove si trova il Parlamento e tutti i ministeri, da cui partono tutte le vie principali. Questa città è famosa anche per la sua vita notturna, dove ognuno trova qualsiasi tipo di intrattenimento, soprattutto per quel che riguarda i teatri e i numerosi musei, che ci parlano di più di 5.000 anni di civilizzazione, dall'era preclassica, l'era romana, bizantina, passando dall'impero ottomano fino ai giorni nostri. Il quartiere di Plaka è uno dei più pittoreschi, pieno di piccoli caffè, taverne e negozietti di souvenir, dove ogni domenica mattina si tiene un mercatino con oggetti artigianali tipici. Nei ristoranti tipici si possono degustare le specialità della cucina greca, soprattutto a base di pesce e frutti di mare, ma anche specialità di carne, il tutto cucinato in modo semplice e genuino. Ottime sono le famose olive greche e l'olio da esse ricavato. Qui l'artigianato è l'attività più svolta, dalle scarpe all'abbigliamento, ma anche porcellane e vasellami e, non ultima, la lavorazione dei metalli. La religione di Stato è quella greca ortodossa e la città è piena di piccole chiese. La lingua parlata è la diretta discendente del greco antico, da cui derivano tutte le parole scientifiche e mediche moderne. Per tutti gli appassionati di storia antica, Atene rimane una meta irrinunciabile, dove si respira un'aria di eternità e di mitologia. Forse ancora oggi rimane la città prediletta degli dèi. Cala la notte sulla città di Atene e noi di Funny Moon vogliamo regalarvi delle incantevoli atmosfere di Atene by Night. My life is brilliant. Brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. Ci hanno consigliato di venire qui a Psyre, una zona di Atene prettamente giovanile e piena di locali. Come vedete, anche se siamo un po' fuori stagione, l'affluenza c'è, i giovani ci sono e noi continuiamo il nostro giro dell'Atene by night. You're beautiful. Crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
Camminando per le vie dell'antica Atene, la fame arriva e comincia a farsi sentire. Allora, cari amici, io sono italiano e devo cercare un posto che mi ricordi un po' a casa mia. E io mi sono imbattuto, anzi quasi sono inciampicato in questa specie di entrata un po' così, un po' pericolosa, però che mi ricorda le fraschette, quelle vicino a Roma. E quindi allora andiamo dentro, andiamo a vedere come funziona questo ristorante tipico in Grecia. Parlavo di fraschetta, ma l'entrata più che la fraschetta ricorda proprio gli anfratti romani, gli archetti, le grotte, insomma molto particolare. Ecco, come dire, pure qui c'è un bel frigorifero di quelli di un sacco di anni fa che si usavano, che non ci sono più. Vabbè, abbiamo detto un sacco di cose, andiamo a chiedere il piatto tipico, come funziona, al proprietario del locale, sperando che parli italiano, al limite parliamo in inglese. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome in Funny Moon TV. What's your name? Thanasis. Like Atanasio. Atanasio. In Italia è Atanasio. Sì, Atanasio. Exactly. What is the typical food here in this taberna? Typical food is catfish with a garlic sauce. Garlic sauce is aglio. Ah, it's aglio, yes. It's aglio, yes. And beetroot salad. Ma questo pesce, che pesce è? Who is this fish, the big cat, cos'è? This fish is a catfish, bacalao fritto. È bacalao? Bacalao fritto, ah, sì. Ma il bacalao c'è pure a Roma. Bacalao, sì. In Roma è bacalao. Bacalao, yes. Abbiamo parlato di questo famosissimo baccalà greco, ma vogliamo sì, provare? Ok, andiamolo, ok. Baccalao. Eccolo qua. Oh, innanzitutto salutiamo la signorina. Hi, nice to meet you. What's your name? Futini. Okay. Atanasio, io ci provo, Sì, no. How is it? You like it? Wonderful. Greco. This is mamma mia. Speciality. Mamma mia, è buonissimo. Ciao Italia. Ciao ciao Italia. E venite qui alla taverna d'Atanasio. Yeah. Yeah, I expecting you here to the tavern. Atanasio. 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 Bacagliaracchia, bacagliaracchia. Bacalacchia. Bacagliaracchia. È buono. E per la seconda volta ci troviamo a parlare di cibo e questa volta fortunatamente ho la mia amica che sa parlare benissimo l'italiano e quindi mi dirai benissimo i nomi di questi piatti che sono bellissimi ma sono anche complicati, ho sentito. Siamo una cucina mediterranea che assomigliamo tantissimo con la parte mediterranea dell'Italia, quindi le sostanze sono abbastanza simili comunque e quindi vi trovate benissimo ragazzi. Da dove partiamo? Io non so dove allora partire. Partiamo da qua che okay. È un piatto che assomiglia molto con un piatto italiano. Questa è fatta da terracotta, quindi si mette nel forno. Ci sono le melanzane con formaggi e con pomodori. Ah. È l'unico forse che assomiglia tantissimo. Una sorta di parmigiana. Diciamo, sì, una specie di parmigiana. Poi questa è l'insalata dalla Creta che si chiama Dacos. Dacos? Sì. Pane indurito, diciamo. La sotto. Famosa panzanella, in Italia si dice panzanella, col pomodoro. Integrale, sì. Brava, la panzanella. E questa è la feta, il nostro formaggio tradizionale, diciamo. E queste sono le olive da Kalamata, che è una parte del Peloponneso. Sono olive greche? Sì. Quelle famose? Sì, sì, quelle posso? Famosissime. Intanto certo, certo, una. Certo. Prego. Sono greche. Questa è l'insalata rustica greca, che è molto famosa. Con le cipolle crude, i pomodori, i centrioli. È sempre il famoso formaggio? Sì, 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 è sempre il famoso. Guarda, il famoso formaggio lo mettono dappertutto ormai. Questo è tzatziki, è una specie di... per portare buon appetito, diciamo, in Grecia. Si fa con centrioli, olio, sale, yogurt, aglio. Aglio? C'è molto aglio. E poi c'è questa cosa qui che è allora, bellissima. Questa è praticamente formaggio molto soffice e questa è patata al forno ripiena di formaggio soffice. Andiamo veloci perché la fame comincia a farsi sentire. E poi questo qua è carne. E questo è il pollo con i funghi e con vino bianco. E come si chiama però in greco? È cotopulo me manitaria crassato. Poi andiamo a parlare sempre di carne. Questo piatto? E anche questo fatto dentro il vino, c'è la salsiccia rustica e sotto il vino, si fa in padella. Ok, cotto col vino. E come cotto si chiama? Col vino. Lucanica crassata. La lucanica, come quella ce l'abbiamo noi, la lucanica. Sì. Perfetto. Chiudiamo con un buon appetito, lo dico io però tu dillo in greco che si dice buon appetito. Okay. Kalliorexi. Kalliorexi.
è l'orexi. E baci dalla Grecia. E baci dalla Grecia e da Atene. Πικρό στην πλώρη μου και τα παλιά σκισμένα που τα βερβώς αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Continuando questo affascinante viaggio all'interno dell'Atene by Night, non potevamo concludere questo servizio dedicandolo al drink di Atene. Quindi scopriamo questa sera, siamo con... Isabella. Isabella. Ciao Italia, mi chiamo Isabella and I'm gonna present you a drink, a typical Greek drink. Vediamo il nome di questo drink. What's the name? This is the mastiha, it's called from the gum tree. There is an island, you can see it here. The little picture. There is an island in Greece. They have a gum tree, and it's the flavor in of this tree. Vedete, c'è un'isola in Grecia dove fanno questo proprio alcolico che è tipo una grappa, quindi si usa anche come digestivo. Exactly. After the big meal, you're gonna drink it, and you're gonna digest everything. Like. Allora, so, now. Cin cin. Cin cin. E see you later. See you later. Bye bye. Cin cin. Termina qui il nostro speciale dedicato alla città di Atene, ma prima di andare via voglio confidarvi un'ultima news che ho scoperto ora. Praticamente in Atene stanno scomparendo i McDonald's. Sapete perché? Perché i greci amano mangiare nei loro fast food. E basta, adesso devo tornare a casa perché c'è Serena Paolina che mi aspetta, è in ansia, è in ansia. Oh, adesso non ci sbagliamo, l'uscita è a destra per andare a casa. No, a destra di qua. Vabbè, ho capito, torniamo con l'aereo che è meglio.